mattina. Con i soldi tuoi ho cresciuto i figli miei. E che madre che è stata, quando me, e io lo posso dire. Uno tiene bottega, fa lo stagnato. L'idrauliche, lo stagnino, aggiusta i rubinetti, spila le fontane. Riccardo poi ha il negozio acciaio, fa il camiciaio. Umberto poi. Ha studiato, ha voluto studiare. Fa il ragioniere e scrive pure sui giornali. Non ha fatto mancare il latte delle formicole. E le lettere? Eccole qua. Me le sono fatte scrivere a macchina dal tabaccaio. E come voi avete detto, così ha scritto. Portatele immediatamente. Subito. E state a costo per lui, eh? Perché sta qua per fare la spia. È bello? A me non mi piace sta vista lì. A te ti piace? No, nemmeno a me. Era meglio prima. Ma tutto era meglio prima, è vero? E voi perché me lo domandate? Tanto in casa ci resterete voi. Perché io alla fine della settimana me ne vado, ce l'ho detto pure a Don Domenico. Ah, sì? Sì. Per vostra regola, queste cose si dicono alla signora, non al signore. What impertinence, you can leave immediately. Vi licenzio. Non arrabbiate. Mi licenziate voi? Che dispiacere, ma licenziato. Licenzo pure a te. E io questo vi volevo dire. Che dispiacere, licenzi pure a me. Andiamo in giro, sì, che ha bisogno di cameriere elegante, giovane, forestiere. Che cosa? Il fatto che diceste che io sono antipatico. Se ve lo dico io ci potete credere. Poi del resto non è colpa vostra, siete fatto così. È colpa di chi? Che ne so, forse del Padre Eterno che vi ha fatto male. Ma come, tenete 52 anni e ancora non avete imparato ad essere uomo? No, tutto puoi dire tranne che Domenico Soriano non sia uomo, eh? Ma perché? Perché andate con le donne. E oggi pure i ragazzini ci vanno, perché ci avete i soldi. È una bella qualità. Quando è suave. Sì, si sa quando verrà bella. San Giuseppe dei Nudi 24, primo piano. Signora Soriano. Non ancora. Soriano, Soriano. 50 candele alla Madonna delle Rose. Poi mi ha fatto dare l'incarico a Donna Carmela di accendere le candele alle 10 precise. E sapete perché? Perché alle 10 si fa il matrimonio. Alla santa si sposa, alla santa. E voi non rispondete, non dite niente. Io non faccio commenti. Quanto antipatico. Antipatico, mamma mia. Non posso proprio soffrire, niente.